Salve a tutti, con questa nuova lezione voglio parlarvi ovviamente del concorso 2020, concorso 2020, in particolare è utile soprattutto a coloro che faranno il concorso TFA quinto ciclo. E può essere anche molto utile per la prova preselettiva. La prova preselettiva sarà soprattutto connessa con il concorso ordinario. Per quanto riguarda il concorso straordinario abilitante, credo che quello che dico sarà poco, cioè quello che dico non sarà utile, cioè sarà utile per quanto riguarda la cultura personale, però per il concorso straordinario abilitante io credo che faranno domande specifiche sulla classe di concorso. Per il concorso straordinario per coloro che hanno 3 anni di servizio relativamente alla prova scritta con domande aperte, io credo che questa parte potrà essere secondo me poco importante perché essenzialmente quello che tratto oggi è tutta un pochettino la storia, cioè è sempre importante, però non so quanto sia specifico, cioè, è specifico per la prova preselettiva del concorso ordinario e per il TFA quinto ciclo. Per il resto potrebbe essere un valore aggiunto, però studiatelo alla fine, perché all'inizio per quelli che fanno il concorso faranno il concorso straordinario e non hanno quindi la prova preselettiva. Magari adesso è meglio che si concentrano sulla preparazione della materia, sulle metodologie didattiche, su come preparare un'unità di apprendimento, eccetera, eccetera. Per tutti coloro che invece si trovano qui, ok, prova preselettiva, concorso ordinario o TFA quinto ciclo, quello che dirò oggi è molto importante, quindi parlerò dell'OMS e poi degli strumenti che sono stati creati, quindi parliamo dell'ICDH, poi ci sarà l'ICDH2 fino ad arrivare all'ICF. Ok? Quindi questo è a mio avviso un argomento fondamentale, eventualmente probabilmente anche poco conosciuto. Allora, ovviamente molti di voi mi dicono: ma mi puoi mandare le risorse direttamente per messaggio? Allora, il modo più semplice è mettere un mi piace al video, lasciare un commento e iscrivervi. Per potervi iscrivere, credo che dobbiate avere un account Gmail. Probabilmente potete anche iscrivervi molto rapidamente dicendo accedi tramite Facebook. Quindi Facebook che cosa fa? Da a Gmail, che ovviamente è sicurissimo, io utilizzo Gmail da decenni. Facebook darà a Gmail direttamente la vostra età, data di nascita, eccetera, eccetera, e probabilmente riuscirete rapidissimamente a crearvi un account Gmail. Le scuole usano Gmail, in particolare la didattica a distanza in questo periodo si fa con Google Meet. Che stanno facendo le scuole? Vi attivano loro un account Gmail, vi pagano tutto il pacchetto dove troverete Meet piuttosto che Scholar, piuttosto che Calendar, piuttosto che Google Drive, eccetera, eccetera. Quindi sono degli strumenti decisamente utili. Quindi io vi consiglio, cioè, di prendere spunto magari per seguire le mie lezioni e quindi crearvi anche un account Google che in automatico vi darà l'accesso anche a YouTube per fare commenti, iscrivervi, eccetera, eccetera, però vi dà pure tutte queste risorse che sono diventate fondamentali per la didattica a distanza. Essenzialmente ormai si usa Meet, quasi tutti utilizzano, nell'università io uso Microsoft Teams,
Però nella scuola superiore tutti io e tutti i miei colleghi usiamo Meet, Google Meet, che ci permette di condividere lo schermo, di fare videochiamate con tutta la classe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, vi ho detto un pochettino di cose relative a tanti commenti che ho letto. Allora, rifaccio un minimo il punto della situazione distinguendo le parole. Menomazione, disabilità ed handicap. Poi vedremo come queste terminologie avranno anche come saranno usate all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e degli strumenti diagnostici. Allora, la menomazione è la perdita o una normalità di una struttura, di una funzione fisiologica, anatomica o psicologica. Quando è psicologica si parla di disturbo. Quindi, menomazione, chi è affetto da una menomazione ha una perdita di una funzione, abbiamo detto psicologica, piuttosto che anatomica, piuttosto che fisiologica. Quindi, ad esempio, ci possono essere menomazioni fisiche dalla nascita, ad esempio una persona che ha una menomazione agli arti da quando nasce, piuttosto che una menomazione che subentra durante la vita a causa di un incidente nel quale si perde una gamba, piuttosto che una persona affetta da schizofrenia e quindi ha una menomazione psichica. Ok? Poi, la disabilità è la conseguenza della menomazione, cioè se io sono menomato ho difficoltà, quindi divento disabile e ho uno svantaggio perché ho una disabilità che viene espresso nella vita, espresso nella vita. In particolare nella scuola, nel nostro caso. Anche qui la disabilità può presentarsi dalla nascita, ma può insorgere nel resto dell'arco della vita. L'handicap è lo svantaggio sociale. Quindi questo svantaggio della disabilità deriva dalla menomazione ed è uno svantaggio personale che indica la potenzialità, la capacità di fare o meno un qualcosa, di raggiungere o meno un obiettivo. Quindi, potenzialità di raggiungere parzialmente un obiettivo, perché si parla di disabili, potenzialità di raggiungere l'obiettivo. L'handicap, che è uno svantaggio sociale ed è vissuto a seguito di una menomazione che causa disabilità, e quindi anche è vissuto a causa quindi anche della disabilità, è quindi uno svantaggio sociale che l'individuo, la persona, incontra con l'ambiente. E questo ambiente può essere sia fisico che sociale. Quindi, difficoltà di muoversi nello spazio, in autonomia, essere indipendente, prendersi cura di sé, avere relazioni sociali, avere un'indipendenza economica, un'occupazione. E quindi essenzialmente tutto questo svantaggio sociale essenzialmente implica
la difficoltà di esprimere e rivestire un ruolo sociale, tra virgolette, normale. Quindi difficoltà nell'avere che cosa? Un ruolo sociale normale. Separo le varie definizioni che sono intimamente collegate. Allora, quindi adesso parlo dell'OMS che voi tutti, noi tutti stiamo ascoltando anche in questi giorni, i dibattiti negli USA con Trump, eccetera, eccetera, relativo all'OMS, quello che l'OMS dice dell'Italia, eccetera, eccetera. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, diciamo che già a partire dagli anni 70, ovviamente 1970, con l'uso sistematico di medicine, quali antibiotici, vaccini, eccetera, eccetera, ci si rese conto che le informazioni diagnostiche relative a una patologia, quindi patologia che doveva essere diagnosticata per poter essere curata e affrontata. Quindi queste informazioni diagnostiche necessitavano di essere integrate da informazioni riguardanti le conseguenze che avevano sulla vita delle persone. Quindi la diagnostica, la diagnosi aveva conseguenze sulla vita. È ovvio che se mi prendo un raffreddamento ho un determinato tipo di conseguenza, ma se mi viene diagnosticato un tumore, spero veramente di no, però avrò altre conseguenze nella vita. Ok? Quindi si comincia a comprendere che era veramente importante fare una diagnosi, ma per fare questa diagnosi c'era bisogno di fare una classificazione delle malattie. E a quel tempo c'era l'International Classification of Disease, quindi c'era l'ICD, quindi la classificazione internazionale di tutte le malattie. Ok, però a quel tempo queste classificazioni non soddisfacevano l'esigenza di comprendere bene quali fossero le conseguenze sulla vita di queste classificazioni. Quindi, in questo quadro, sempre negli anni 70, venne introdotto il termine disabilità, con l'accento sulla, e aveva un significato però non univoco. Veniva interpretato a seconda delle scuole di pensiero. Se la scuola di pensiero era medica aveva un significato, se la scuola di pensiero era più che altro socio-pedagogica aveva un altro significato. E quindi l'OMS si trovò di fronte all'urgenza di fare una nuova organizzazione, una nuova classificazione di queste malattie. Classificazione, scusate, con due S. Quindi arriviamo al 1980, dove nasce l'ICIDH. L'International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Ok, quindi se vi chiedono quando nasce, sapete adesso la data. E questa l'ICDH venne proposto per realizzare studi situazionali. Quindi
Diciamo che il ruolo primario era quello di determinare il passaggio dalla disabilità all'handicap. Quello che vi dicevo io, che una menomazione crea una disabilità e quindi quanto ha conseguenze sulla vita dal punto di vista di handicap, ossia di incapacità o difficoltà di avere o svolgere un ruolo nella vita, tra virgolette, normale, e quindi nacquero tanti contraddittori. Arriviamo al 1990. Quindi l'ICDH nel 90 subì una nuova classificazione secondo una nuova impostazione concettuale e descrittiva che dal confronto tra modello medico e modello sociale potesse giungere all'integrazione di un nuovo modello, questo è sempre l'ICDH, bio, psico, sociale. Quindi, considerando le caratteristiche biologiche, i fattori individuali e ambientali delle persone. Quindi, essenzialmente, possiamo dire che a quel tempo c'erano due modelli: modello medico e il modello sociale per parlare e comprendere la disabilità. E nessuno dei due risultava ancora esaustivo nei loro compiti. Il modello medico, che si fondava insomma sull'analisi della menomazione conseguente ad una malattia, alla disabilità e quindi all'handicap, evidenziava essenzialmente lo scostamento dal normale funzionamento rilevabile nella limitazione dell'attività e nella restrizione della partecipazione. Invece, nel modello sociale assumevano rilevanza l'insieme delle caratteristiche personali, quindi i fattori ambientali, gli ostacoli, le disabilità che le persone avevano a causa di una malattia. A questo punto nasce il modello biopsicosociale dell'ICF. Ed era quindi, cioè l'obiettivo qual era? Quello di sintetizzare queste due prospettive, il modello medico e il modello sociale. Quindi, incorporando che cosa? La significatività. E la forza di entrambi questi modelli, facendoli lavorare in sinergia e superando le singole debolezze, cercando un approccio di tipo globale alla persona, olistico, quasi direi. E questo è descritto anche nell'International, quindi Classification of Functioning Disability and Health. Quindi arriviamo al 2001, come vedete, quando parliamo di questi termini, in realtà ci rendiamo conto che la storia è relativamente molto recente, relativa agli ultimi 40 anni. Quindi venne fatta una classificazione nel 2001 con una concezione sistemica in cui posso creare un modello, vi era l'analisi della condizione di salute, alla quale corrispondevano
tre sottocategorie. Le funzioni, le strutture corporee, funzioni corporee, relative attività e quindi la partecipazione. E queste tre categorie erano a loro volta collegate dai fattori ambientali e personali. Quindi ambiente e persona. Benissimo. Io vado avanti perché ovviamente verranno sicuramente fatte domande e richieste relative alla storia, però adesso voglio darvi insomma, le date più importanti. Quindi, arriviamo, è sempre nel 2001. In particolare il 22 maggio, ma non credo che vi chiedano anche giorno e mese. In questa data venne approvato il testo dell'ICF, quindi questo concetto di cui vi ho fatto questa piccola introduzione, che è entrato ufficialmente a far parte della classificazione internazionale. E la sua applicazione arricchì le informazioni aggiuntive rilevanti il quadro fornito dall'ICD dei 10 e poi subito dopo sarebbe uscito l'ICD 11. La dimensione culturale operativa dell'ICF spostò il focus da una visione riduttiva della disabilità alla persona e quindi relativamente al contesto di vita della persona. E qui cominciamo a comprendere in che modo, perché vennero introdotti i concetti di benessere, che era un termine generale, ossia racchiude un universo enorme relativo ai domini della vita umana, quali aspetti fisici, mentali, sociali, economici, ambientali, eccetera, eccetera. Quindi, il benessere diventava qualcosa che era intimamente correlato all'educazione. E alla qualità della vita dell'essere umano. La disabilità, di cui prima vi ho dato una definizione, è quindi una conseguenza di una menomazione. Deriva quindi dalla conseguenza. Adesso in poi menomazione la scrivo con M grande, quindi che causava limitazioni alle attività e restrizioni alla partecipazione. La salute era un elemento intimamente collegato con la qualità della vita. Le barriere sono dei fattori la cui presenza di barriere o assenza di barriere nella vita di una persona limitano il funzionamento e creano disabilità. Facilitatori sono fattori la cui presenza o assenza migliorano il funzionamento. Migliorano funzionamento. E quindi che fanno? Riducono, diminuiscono la disabilità.
questo punto parliamo degli scopi dell'ICF, obiettivi, target. Quindi, fornire una base scientifica, si chiama proprio base scientifica, per la comprensione e lo studio degli stati di salute, utilizzare un linguaggio universale, quindi linguaggio scientifico comune, che non potesse essere interpretato a seconda della persona, a seconda del paese, a seconda dello stato. Quindi linguaggio universale, internazionale, la possibilità di permettere comparazioni, confronti tra i dati raccolti nei vari paesi, gli individui, i servizi, eccetera, eccetera, e fornire la possibilità di fare una codifica dei sistemi informativi sanitari statistici, quindi codificare sistemi sanitari. Benissimo. Quindi, l'ICF è strutturata ICF è strutturata in due parti e in quattro principali componenti. Le componenti sono le funzioni corporee, quindi le funzioni fisiologiche, psicologiche, lo studio del cervello, le funzioni mentali, funzioni sensoriali, funzioni del sistema cardiovascolare, ematologico, immunologico, respiratorio, eccetera, eccetera. Le strutture corporee quindi il sistema nervoso, l'occhio, l'orecchio, la voce piuttosto che le strutture collegate al sistema digestivo, eccetera, eccetera. L'attività e partecipazione, quindi la potenzialità, la possibilità di eseguire un compito o un'azione da parte di un individuo. E scusate, la partecipazione era la quarta. Tutto questo fa parte della prima parte dell'ICF. La seconda parte dell'ICF comincia a considerare i fattori ambientali, i fattori personali. Fattori ambientali sono gli aspetti del mondo esterno, l'ambiente fisico, il mondo fisico creato dall'uomo, le persone, eccetera, eccetera. I fattori personali sono fattori contestuali correlati all'individuo, quali l'età, il sesso, la classe sociale, eccetera, eccetera. A questo punto, i qualificatori denotano l'entità del livello di salute o la gravità del problema, quindi livello della salute. Un qualificatore importante è la performance che descrive, ora performance, che descrive
ciò che una persona fa nel proprio ambiente abituale, all'interno di una relazione facilitante e di aiuto. Un altro qualificatore è la capacità, che descrive l'abilità di una persona nell'eseguire un compito o un'azione. Poi, altri qualificatori sono le barriere e i facilitatori. Badate bene, voi troverete queste espressioni in italiano, però queste sono. Cioè, quando si traducono determinati termini, determinate parole, ovviamente la traduzione non è sempre facile, perché ovviamente va capito poi tutto il contesto e tutto il significato della parola. I qualificatori relativi alle barriere si aggiungono quindi al codice alfanumerico e i qualificatori relativi ai facilitatori si aggiungono anch'essi al codice alfanumerico col segno più. Dopodiché nasce l'ICF Children, che nasce per rispondere all'esigenza di una versione l'ICF che potesse essere universalmente utilizzata per i bambini e gli adolescenti, quindi è fondamentale per la scuola. Perché nei bambini e negli adolescenti le manifestazioni di disabilità, le condizioni di salute sono diverse nella loro natura, nella loro intensità, nel loro impatto da quelli degli adulti. Quindi era necessario tenere conto di questa differenziazione. Quindi serviva per documentare le caratteristiche dello sviluppo del bambino, serve ancora, tuttora. Affronta gli aspetti quali il contesto familiare. È fondamentale, contesto familiare, il ritardo evolutivo, questo non era presente nell'ICF del 2001, la partecipazione sociale, i contesti ambientali. E quindi l'ICF Children è uno strumento per la progettazione di percorsi individuali di riabilitazione e di educazione di vita dei bambini con disabilità. Ed è uno strumento per la clinica, la ricerca, la statistica e per la scuola. Questo è quello che viene detto nel 2007 in una nota introduttiva dell'OMS. Io con questa lezione penso di essermi addentrato sufficientemente relativamente. Io penso che sia stata una lezione più che, cioè abbastanza come dire, che è scesa abbastanza in profondità relativa al significato e al ruolo dell'OMS nelle disabilità, negli handicap e nelle menomazioni, relativa all'ICF e all'ICDH, con ovviamente i legami che ci sono stati all'interno della scuola e all'interno delle evoluzioni di questi strumenti che sono fondamentali. Perché ogni insegnante, a mio avviso, deve conoscere, deve avere una minima conoscenza di questi strumenti utilizzati per caratterizzare meglio gli studenti, comprenderli meglio e capirli meglio. Ovviamente, adesso non parlo insomma dell'OMS, però voi tutti sapete che lo studente nel corso degli anni, nella visione della scuola, ha un ruolo sempre più centrale.
Mentre prima, 40-50 anni fa, c'era il professore e ogni studente si doveva adattare al professore, all'insegnante, doveva prendere appunti e non veniva, insomma, non venivano considerate le specificità di ogni studente. Adesso, fortunatamente, dico io, aggiungo io, le raccomandazioni sono quelle di mettere lo studente al centro dell'attività formativa, di considerare tutte le caratteristiche, di aiutarlo, di comprendere il perché di determinati problemi. Cioè, se lo studente non arriva a dei target, ad esempio prende dei debiti, ha delle difficoltà, eccetera, eccetera, ma è sempre colpa dello studente? Oppure ci sono delle cause, dei fattori scatenanti? E l'insegnante non è più solo colui, cioè il tecnico nozionistico che sa tutto relativamente a quella disciplina, ma non sa assolutamente come trasferirla, soprattutto nei casi più difficili. Ma l'insegnante diventa una figura professionale che riesce a comprendere i vari scenari e quindi si cala nelle diverse situazioni più o meno difficili, trovando delle soluzioni funzionali per lo studente. Questo è uno degli obiettivi principali che ogni insegnante, me compreso, voi compresi, dovrà fare nel corso della propria vita e del proprio lavoro. Benissimo. Allora io con questo vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi ringrazio veramente di cuore perché state rispondendo in tantissimi. Io sono felice di poter mettere, di poter dare insomma queste, tutte queste video lezioni, di poterle commentare con voi, di poterle inserire in maniera partecipativa, piena di confronti, insomma, ovviamente addentrarsi nel mondo della scuola al giorno d'oggi non è assolutamente facile, perché ovviamente la scuola è un mondo estremamente complesso ed è un mondo estremamente complesso anche la storia e l'evoluzione della scuola italiana. Quindi io vi dico di piano piano di avere un'infarinatura generale su tutte queste dinamiche, su tutti questi punti di vista e aspetti, perché piano piano, piano piano crescerà in voi la consapevolezza e la capacità di avere un'idea e una visione migliore di tutto ciò che gira intorno alla professione docente e alla scuola. Con questo vi saluto, vi ringrazio, lasciate i commenti, mettete mi piace, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Vi auguro buona giornata. Un caro saluto.